questo tutorial dedicato al topografo vedremo innanzitutto delle funzioni legate al modulo R. Il modulo R, difatti, dà la possibilità di poter andare a gestire tutto quello che riguarda immagini raster. In particolar modo, dà la possibilità quindi di importare un'immagine, quindi mappe di impianto, mappe catastali, come nel nostro caso, e di procedere a delle funzioni di gestione di proprietà dell'immagine o anche eventualmente eseguire delle operazioni di georeferenziazione. Adesso io ho importato questa che è una mia immagine, una semplice immagine PNG. Ho fatto dal menu Importa raster e sono andato a richiamare il mio file. La vedo a schermo e adesso qui vediamo che questa qui è una mappa catastale dove ci sono i riferimenti nord ed est dei riferimenti del grigliato. La prima cosa da dover fare, infatti, nella georeferenziazione di una mappa è da individuare innanzitutto le coordinate di un determinato punto, e questo ce lo può fornire il grigliato, ma soprattutto per facilitarci dovremo andare a inserire eventualmente delle linee di riferimento. Difatti, io qui vedete, io ho creato un layer e chiamiamo griglia. Ok, e andiamo con il CAD a disegnare e a tirare delle linee, rispettando praticamente i vertici delle linee del grigliato della mappa. Con F8 da tastiera posso attivare o no l'orto e quindi tirarmi appunto delle linee. E lo faccio necessariamente per tutte le linee del mio grigliato. Quindi in questo modo posso andare a definire quelli che sono i riferimenti e i vertici di ogni punto della griglia. Ovviamente questa qui è una procedura che ci vuole un po' un minimo di pazienza e bisogna man mano andare a tracciare le singole linee. Ovviamente, se io voglio verificare con precisione, in modo più accurato possibile, vado a inserire quelle che sono le linee di riferimento. Per avere una buona georeferenziazione, ovviamente dovrei andare a inserire tutti i vertici della griglia, in modo da distribuire in modo migliore possibile quelle che sono le coordinate di riferimento. Bene, adesso ho quasi terminato. Vado a inserire le ultime mie due linee. Ok. Vado a inserire quelle orizzontali del nord. Eccolo qui. Ok, ecco qui, abbiamo terminato e abbiamo inserito tutti quelli che sono le linee di grigliato. Adesso andiamo sul modulo raster e procediamo quindi a cliccare su georeferenzia con punti. Georeferenzia con punti mi chiederà selezionare l'immagine già georeferenziata, quindi io seleziono un'immagine. Il passo dei parametri allora dipende molto dalla mappa catastale, mappa di impianto. Normalmente la mappa catastale è il passo è 100, se è la mappa di impianto 200 e così via. Nel caso in cui non ho riferimenti, posso fare anche assenti. Vado a cliccare su 100 e quindi locale punto omologo. Io mi vado ad attivare quello che è lo snap su punto intersezione e vado praticamente a cliccare sul primo punto intersezione. E adesso vado a inserire le coordinate che leggo, quindi 23,7,
22 e 3. 22 e 300. E premo invio. Ho inserito la prima coordinata e così via. Adesso vado a inserire la seconda coordinata, quindi 23 e 8, virgola 22 e 3. Una volta inserite le prime due coordinate, il programma provvederà, perché abbiamo inserito quello che sono il passo, mi andrà a inserire automaticamente le coordinate. Andiamo a vedere se sono corrette. 23 e 9, 22 e 3. Perfetto, quindi devo fare altro che cliccare e confermare l'opzione numero 3. E qui mi permette quindi di andare a fare tutto il grigliato in modo più veloce possibile, senza andarmi troppo a cercare e a inserire le coordinate manualmente. Ok, ovviamente più punti vado a inserire all'interno delle informazioni di georeferenziazione, e più la mia georeferenziazione potrà essere precisa. Adesso mi vado velocemente a ultimare gli ultimi parametri. Ok, qualche punto ancora di inserimento. Ok, adesso possiamo procedere a cliccare su fine. Ovviamente non ho inserito tutti i vertici, potrei ancora altri inserire, e clicchiamo su fine. Quando clicco su fine, qui mi presenterà la finestra di tutte praticamente le misure, tutte le coordinate relative e assolute che ho preso. Posso eventualmente salvarmi il mio lavoro di trasformazione, in modo che ho già un file di salvataggio di progetto, in modo da poterlo eventualmente richiamare e riprendere in un secondo momento, e quindi aggiungere altri punti. Posso quindi procedere a fare le varie tipologie di trasformazione: rototraslazione, affine, polinomiale, zona. Basta fare calcola, e qui abbiamo praticamente la scala e l'adattamento per ogni singola calcolo di trasformazione. Qua graficamente possiamo andare a verificare quelli che sono i vari scarti e moltiplicatori della mappa da georeferenziare. Fatto questo, posso qui confortare gli scarti e scegliere quella che è la trasformazione più opportuna. Una volta scelta la trasformazione, faccio georeferenzia e il programma provvederà a georeferenziare la mia mappa. Qui mi fa il report di tutte le operazioni di procedure di georeferenziazione. Dai punti inseriti ho 0,08 centimetri di scarto. Quindi mi permette quindi di ottenere questo risultato. Chiude, posso salvare la relazione georef1, in modo che posso archiviarla nei processi, e quindi avrò come risultato la mappa georeferenziata. Una volta che ho georeferenziato la mappa, posso procedere poi eventualmente a inserire tutti quegli elementi. Vediamo adesso, sempre per quanto riguarda il modulo raster, la possibilità anche di procedere a una vettorializzazione. Avendo l'immagine qui a disposizione, io posso innanzitutto andare a definire quello che è un layer vettoriale. Ok, andiamo a scrivere un pochino meglio, vettoriale. Scegliamo anche il nostro colore, prendiamo un colore verde così si evidenzia abbastanza, e lo attiviamo. Una volta che ho definito un layer, posso utilizzare il modulo raster vettorizza. Selezionare l'immagine da vettorializzare. Ovviamente, se è superiore al codice binario bianco e nero, lui vi fa la conversione dell'immagine in bit, un bit bianco e nero, e poi mi propone la finestra di gestione di vettorializzazione. Posso scegliere generare polilinee o generare delle linee, e posso scegliere il layer, quindi in questo caso l'abbiamo scelto, e il grado di approssimazione e riconoscimento delle linee, che varia da 1 a 100. Noi lasciamo per il momento di default 14, vediamo come la procedura. Facciamo conferma, e questo è il risultato
di vettorializzazione della mia mappa. Adesso procediamo un attimo a disattivare il layer della mappa e questa è la vettorializzazione che ho ottenuto, che è abbastanza soddisfacente. Ovviamente potrei tranquillamente procedere a eseguire altre appunto elaborazioni per avere un risultato ancora migliore. Vediamo adesso come procedere sempre nel modulo R la possibilità di eseguire delle funzioni di raddrizzamento prospettico. Se noi eseguiamo appunto delle foto di un edificio, di una facciata, di quel che sia, insomma, di un oggetto, Topografo mette a disposizione delle funzionalità legate alla georeferenziazione del modulo R, che sono il calcolo di raddrizzamento prospettico, calcolo con metodo dei punti omologhi, calcolo metodo delle cadenti e riduce distorsione ottica. Questo per quanto riguarda, si crea quell'effetto ottico a occhio di pesce in particolar modo. Ci soffermeremo in particolar modo su quelle due casistiche più utilizzate, quindi che è un metodo dei punti omologhi e un metodo delle cadenti. In pratica, innanzitutto vado a caricare la mia immagine. Eccola qui, io ho preso un'immagine di una facciata. Ok, qui ovviamente mi chiede il programma sempre se voglio fare un file di backup. Adesso dico di sì. E importo la scala 1000, cioè lascio quella che è la dimensione della scala del mio disegno. Io ho preso quest'immagine e quindi di riferimento di questa facciata. Ovviamente, quando io vado ad utilizzare il calcolo elemento di punti omologhi è molto simile a quello della georeferenziazione, cioè io devo avere la coordinata puntuale, quindi io devo conoscere che dal punto 1 al punto 2 sono 3 metri precisi, in modo che io do il riferimento puntuale di questa corrispettivo all'immagine, al punto topografico, e quindi vado a definire quella che è la georeferenziazione della facciata. Poi c'è un altro metodo che è il metodo delle cadenti. Il metodo delle cadenti, io ho un'immagine, quindi la cosa che devo fare è andare a creare un layer cadenti e vado a disegnare delle linee sull'immagine. Quindi vado sul menu CAD, linea, e vado a disegnare. Allora, io ho preso determinate misure, ad esempio da questo punto a questo punto ho la mia misura. Ho preso delle misure anche relative alla finestra, in modo orizzontale più o meno, e ovviamente più informazioni do all'immagine e più questa mi permetterà di essere e di avere un risultato preciso di raddrizzamento prospettico. Quindi, ad esempio, anche questo punto qui. Dare più informazioni possibili, più informazioni do e meglio sarà per l'addrizzamento. Diciamo che devo dare sia informazioni orizzontali che anche verticali. In questo modo vado a fornire quella che è l'informazione delle distanze. Fatto questo, vado sul modulo R, faccio con metodo delle cadenti, seleziono sempre la mia immagine e vado a selezionare le singole cadenti. Io potrei, prima di fare la procedura, anche ritagliare l'immagine, ad esempio mantenerla solo rispetto a quella che è l'informazione del mio oggetto, della mia facciata che voglio considerare. Quindi vado a fare ritaglia selezione rettangolare e mi vado a ritagliare questa, seleziono l'immagine e mi vado a ritagliare questa porzione che mi interessa, in modo che vado a ridurre più che altro quelle che sono le altre informazioni laterali dei pixel dell'immagine. Quindi riduci con metodo delle cadenti, seleziono la mia immagine. Seleziono la cadente. Allora, in questo caso la cadente è questo qui, dove l'informazione gli vado a dare la lunghezza di quel segmento, diciamo 3,20. Vado
vado a dare anche l'informazione di questa finestra, 1,20 m. Vado a dare l'informazione orizzontale 0,60. Qui 3,20. Ovviamente io posso anche selezionare una cadente e dare valore 0, che è un'incognita. Quindi lui cercherà l'algoritmo di calcolare quello che è la coordinata, quindi la georeferenziazione della misura del segmento. Clicco su fine e quindi io posso calcolare quelli che sono gli scarti rispetto ai punti che ho delimitato. Fatto questo, faccio raddrizza. In automatico avrò un'immagine prospettica scalata. Ovviamente questo è un esempio perché ho messo delle misure che non sono proprio reali, e mi ha raddrizzato, mi ha creato un raddrizzamento prospettico dell'immagine. Ovviamente io posso tornare indietro e tor ripetere quella che è la procedura e quindi andare a inserire le misure reali della mia immagine.